Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra. Andiamo a conoscere il Venezia, il prossimo avversario del Cagliari, ancora misterioso, ha fatto pochi punti, ha vinto una sola partita, ha pareggiato contro il Torino, ha 4 punti in classifica, al terz'ultimo posto insieme allo Spezia. È una squadra che ha acquistato tantissimo per potersi potenziare, ben 23 giocatori che finiscono per essere nell'elenco degli acquisti che sono stati portati in Laguna. E ce ne sono alcuni che sono costati anche parecchio, ad esempio partendo da Gianluca Busi, 19 anni, giocatore molto molto promettente, comprato dallo Sporting Kansas City, è un centrale che viene definito di primo livello secondo quelle che sono le valutazioni di Transmark, è un giocatore di quelli importanti, così come Thomas Henry, anche lui comprato dall'Leuven in Belgio, giocatore di 26 anni, in questo caso un po' più esperto, che comunque sia deve essere amalgamato pian piano, ma già sta facendo la sua figura, sta riuscendo a essere un giocatore importante soprattutto nel corso della partita, una punta centrale che all'occorrenza può diventare veramente un'insidia. Tanner Tasman invece è giocatore anche in questo caso acquistato dagli Stati Uniti, questo privilegia il fatto che molti giovani arrivino dagli States, anche il fatto che la proprietà comunque è legatissima chiaramente agli Stati Uniti, e l'allenatore è stato Marco Ferruzzi di Tanner Tasman, quindi un allenatore italiano che lo ha seguito passo passo, anche lui non è costato poco, è costato 3,6 milioni. E poi andiamo a vedere l'islandese Sigurdsson, e sappiamo quanto può essere importante avere un giocatore di esperienza come Sigurdsson, che faceva parte del CSKA Mosca, quindi non arriva da una squadretta di provincia, così come anche Maps, altro giocatore esperto, è un giocatore che arriva con passaporto olandese e ha giocato a lungo in Eredivisie con il Feyenoord, quindi squadra anche in questo caso quotatissima. E poi i buoni rapporti con la Lazio che hanno portato all'arrivo di Kijin, che è giocatore anche in questo caso col doppio passaporto, oltre a essere belga, l'origine calcistica è proprio del Belgio, è anche marocchino, è uno dei tanti giocatori che poi sono maturati nell'Europa centrale dopo essere arrivati essere figli anche di emigrati nordafricani. Ancora scendendo ci sono due giocatori che vi voglio segnalare che sono molto molto interessanti per la squadra del Venezia, e sono uno è Ampadu, Ethan Ampadu, ventenne che arriva dal Chelsea e arriva dalla Premier League, chiaramente è un giovane che se l'ho mandato per fare esperienza, ha il doppio passaporto, è gallese chiaramente oltre che inglese. E poi l'altro attaccante che arriva dal Bruges, squadra che abbiamo visto all'opera proprio in questa Champions League, è David Okereke. Quindi state attenti perché al di là delle apparenze questo Venezia va preso in considerazione con la dovuta attenzione. Ogni giorno c'è chi con grande pazienza attende che la natura dia i suoi frutti. Noi di Lasio Agricoltura lo sappiamo bene. Per questo vi offriamo il meglio delle macchine agricole. Siamo concessionari per la Sardegna dei marchi Class e Landini. Lasio Agricoltura SRL, a Serramanna e Oristano. Passione per la terra.